luce! Cosa? State tutti seduti, forza, sedetevi! Sono Pidocchi, aiuto! Mettiamoci tutti in salvo! Sì, sono dei Pidocchi, Non bisogna avvicinarsi! Ai vostri posti, vi ho detto! Tornate tutti a sedervi! Finiremo per essere contaminaggiati! Orrore! Ma allora lei è sporca! Potrebbe capitare a chiunque di avere i Pidocchi e non c'è niente di vergognoso in questo, banda di slipponi! Vai in infermeria, Nadia! La Pidocchiosa è contagiosa! 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 Adesso basta, state zitti! Un giorno io ho visto un documentario dove migliaia di centinaia di miliardi di Pidocchi invadevano il pianeta e solo perché il più forte di loro, il re Crapidocchi, voleva diventare il presidente del mondo intero, capite ragazzi? Oh, vi immaginate se un disco volante pieno di Pidocchi spaziali atterrasse dritto nel cortile durante l'intervallo? Guardate, è Crapidoc! Glupono che zilute ha con il pipino, Ugo? Hai sentito? Ce l'ha con te, col tuo pipino! Ma no, non è possibile! Non ho mai incontrato dei Pidocchi in tutta la mia vita, io! Glupono che zilute ha con il pipino, Ugo? Claxone apicrauit pipino Ugo! Claxone apicrauit pipino Ugo! Go! Zac! Pipino TikTok! Pipino Ugo! Vi richiediamo il signor Ugo, per favore! Il signor... Beh, dai, lo vedi che ti stanno chiamando? Non c'entriamo niente in questa storia! Aiuto! Aiuto! Tutto bene, Ugo? Io alle vostre storie sui Pidocchi spaziali non ci credo per niente. È impossibile che una slippona così abbia la patente per il disco volante. E intanto abbiamo i Pidocchi in classe. Fi, è tutto per colpa di Nadia. Se li possono prendere tutti i Pidocchi, non è colpa sua. E pensa che in caso di Pidocchi, Airbag trasforma l'infermeria in una prigione con le sbarre. Ma lì non ci sono le sbarre. È perché sono sbarre invisibili di ferro che non si vedono, gnuccone. Devo fare qualcosa per liberare Nadia. Oh, mi sa che sei completamente fuso, caro mio. Allora è proprio vero che sei cotto di Nadia, eh? Buon appetito, bambini! Oh, maestra, maestra! C'è un Pidocchio che salta sulle mie polpette! Siediti immediatamente! Oh no, vedi che non è un Pidocchio, è soltanto una piccola mosca inoffensiva! Guarda lassù, Manu! Che cosa c'è? Io non vedo niente, non capisco! Le mie patatine! Li ho visti, gli hanno preso dei grossi Pidocchi ladri di piatti! Sono scappati per di là, guarda! Le mie patatine, brutto spappone! Ridammi subito le patatine! Cos'altro sta succedendo? Maestra, maestra! C'è uno sporco Pidocchione che mi ha rubato le patatine! Silenzio! Per l'ultima volta vi avverto che non voglio più sentire parlare di questa storia di Pidocchi. Tornando a casa stasera, avvertite i vostri genitori in modo che intanto vi mettano una lozione anti-Pidocchi. Il primo che riprende a parlare durante il pranzo rimarrà senza dolce per tutta la settimana. Ho un piano per entrare nell'infermeria. Così potrò finalmente dimostrare a Nadia che l'amo tantissimo anche con i Pidocchi che ha in testa. Oh, bene, mio caro, tu sei completamente pazzo. Zitto! Piccoli, piccoli, piccoli Pidocchi di Nadia! Ma dove sono questi Pidocchi? Dai, fatevi vedere, sono io, Titef!
Sono un amico di Nadia. Giuro che non voglio farvi del male. Ah, eccoli. Vi nascondete. Op. L'intervallo è già finito. Proprio non mi va. Adesso vorrei che tiraste fuori i quaderni per il dettato. Maestra, maestra, il mio ciuffo si muove. Ci sono dei pidocchi che mi stanno mangiando tutta la forpora. Silenzio! Titef, fila in infermeria. Così Airbag non avrà bisogno di frugarmi nei capelli. Ciccia Nadia! Titof, come sono contenta di vederti! Sono venuto a salvarti da questa prigione! Dentro è pieno di pidocchi! Guardi, li ho catturati tutti e tre! Sono dei cugini di quelli di Nadia! So che basterà mettere un po' di lozione antipidocchi sul mio ciuffo! Molto bene, dai, seguimi al lavandino! Mi lascia! Sono mezzo affogato! Non è una banana, allora perché la sbuccia? Per favore, smettila di muoverti così. E mi lasci un po' stare, non mi piace che mi si tocchi il ciuffo. La smetta di cercarmi i pidocchi, non sono una scimmia panciona. Bene, adesso ti calmi, altrimenti ti faccio una puntura, hai capito? Ah, non è giusto. Vittoria, sei ancora pieno, hai tutta la testa che brulica. Come sono stati cattivi con me. Anche le mie compagne di un buon Natale, beh, sono scappate via. Beh, non preoccuparti. Comunque sono solo dei tripli zeri slipponi. Posso dirti una cosa, Nadia? Certo. Beh, tu hai i più bei pidocchi del mondo. Wow, Titof, sei proprio carina.